Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Oggi abbiamo le costruzioni dei gormiti! Sì, wow, che bello, Giada, e ti dirò di più! Nella Torre del Fuoco troviamo il mio personaggio preferito, Lord Carrion! E in quella del ghiaccio, Lord Tritium! E nella Torre degli Elementi, che tra poco costruiremo, Giada, troviamo Thorak, Lord Voidus e Typhon! Johnny, io voglio assolutamente giocare! Andiamo subito! Wow Giada, che capolavori! Hai proprio ragione Johnny, siamo stati bravissimi! È vero, sì, con tanta pazienza, ci siamo armati di tanta pazienza. Tanta, tanta. Perché effettivamente per fare queste costruzioni ci vuole il tempo. Eh sì, perché sono pezzi piccoli, piccoli. Eh sì, fatevi aiutare da mamma, papà, zio, nonno, cugino, amici, fratello, sorella, amici, amichetti, sorelline, fratelli. Perché sì, ci vuole un po' di pazienza, non è che si fa così in 3 secondi. Perché poi guardate che capolavoro viene. Wow, guardate la mia Torre del Fuoco, che bella, si può anche muovere, guarda. Tutto e c'è anche e c'è il fuoco finto. È vero, finto. E c'è Carrion che sta sorvegliando, metti caso arriva qualche Darkan, è pronto a sconfiggerlo. Invece guarda qua, qua abbiamo il ghiaccio finto. È bella che è, mi piace davvero tanto. È bella tanto. Alta anche perché così dall'alto si può vedere tutto. È vero, Giada. Allora, abbiamo fatto la Torre del Ghiaccio, abbiamo fatto la Torre del Fuoco. Dopo la Torre del Ghiaccio, dopo la Torre del Fuoco. Si gioca? No, ok, abbiamo già giocato, ma bisogna... No, giocare proprio... Sì, adesso ci giochiamo, però bisogna montare... Che bella scatola. Ma che scatola, dai, questa cosa fa? Allora, Giada, adesso questa la apriamo. No, aspetta. Ci sono un sacco di pezzi, non hai idea. Sai cosa facciamo? Li montiamo fino circa la sera, poi facciamo uno spuntino, vai, facciamo un po' di cena, prepariamo un po' di pasta, una pizza al volo e poi la continuiamo. No, Gianni, non possiamo, abbiamo tantissime cose da fare, ma tantissime. Ma i nostri bimbi... Abbiamo pochissimo tempo, quindi... Ma i nostri bimbi vogliono vederla montata. Sì, guarda, faccio io. Ecco, fatto! Visto, in un secondo! Ma allora potevi farla anche prima, la magia che ci abbiamo messo un pochino a fare. Ma che gusto c'era? Dovevamo divertirci a crearli. È vero, c'hai anche ragione tu. Che bella la Torre degli Elementi! Ma che è salto nel passato che facciamo, bellissima. Poi c'è attenzione, perché c'è un Lord Voidus pronto ad attaccare la torre. Quindi io farei così. Sconfitto. È stato molto. Visto? Sparito. Basta. Giada, dobbiamo proseguire il Gormiti Show, va bene? Però a me questa torre piace davvero tanto tanto. Andiamo? Johnny? Johnny? Bambini, secondo me sta ancora giocando con i building set. Ma so come farla arrivare. Sicuramente non dice di no ad una sfida. Sento odore di sfida! Dove eri finito, Gianni? Giada, sto annusando perché proprio sentivo questo odore di vittoria, ovviamente. E sei pronta a perdere? No, sono pronta a vincere, Gianni. Rifacciamo tutto. Sei pronta a perdere? No, sei pronta a perdere tu? Ma già è impossibile, hai vinto una volta? Beh, allora, iniziamo. Sì. Allora. Aspetta, mi devo concentrare un attimo. No. Allora, allora voglio questa, no. Perché dici che vincerà. L'ho vista prima di te. La volevo io. Aspetta. Ultimamente devo ammettere che non funziona più la mia tecnica dell'ascoltare il gormita. Ormai è vecchia come tecnica, Johnny. No, stanno dormendo. Bisogna rinnovarsi. Questa, proviamo. Dai che ti sto aspettando. Un attimo, ci vuole il tempo che ci vuole. Ah, piace. Non è un lord, perché è da tanto che non trovo un lord. Però ho trovato... Ho trovato Vulcan!
Io ho trovato Icaros. Ci sta, mi sembra uno scontro molto equilibrato. Sì. Sulla card... Che numero hai, Johnny? Il numero 8, cara mia. 8. 8, ce l'ho anch'io il numero 8. Facciamo un gioco. Ancora? Al mio 3. No, non quello. Al mio 3... Urliamo il numero. No, che urliamo il numero. Al mio 3, tu mostri il piede a me e io mostro il mio piede a te. Ok. Pronta? Sì. 3, 2, 1... Vedi, così nessuno può barare più. A parte che non ho mai barato. Sì, però hai barato altre volte. Però ho trovato... vabbè, hai vinto per una volta e ho trovato va bene. Il numero 3, già dato ho trovato il numero 1, quindi ho... perso. Vinto, allora... vinto. Sì, però sì, no, queste sì, non sono le cose importanti. Sì, le cose importanti... sono queste. No, sono queste. Arrivano adesso, perché andiamo alla bacheca gormitica. È arrivato il momento della bacheca gormitica. Ah, ci sono arrivati un disegno, ok? E una foto. Il disegno è molto particolare, mi piace anche tanto perché troviamo un koga diverso dal solito, ok? Sì, un koga in versione ghiaccio. Esatto, perché il nostro koga, no, è del magma, fuoco, e in questo caso appunto è azzurro, colori del ghiaccio, wow! Sì, Nicola è stato davvero bravissimo. Grazie, perché deve avere una grande fantasia per farlo. Grazie Nicola, davvero, ci piace molto questa versione di koga, grazie. E poi ci è arrivata la foto di Saverio, sì, con tutti i suoi gormiti, con l'esercito. Un esercito di gormiti. Ce li ha ovunque, per terra, sul divano. Ovunque, sono ovunque, sui mobili. Un sacco di, chissà quante storie fai con questi gormiti. Ma guarda che contento che è, immagino. Grazie Saverio, grazie Nicola, grazie ai bambini che continuate a mandarci questi disegni, foto. A noi piacciono tanto, tanto, tanto. Sì, e se volete partecipare al Gormiti Show e parlare con noi. O farli vedere in diretta, basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni. È molto semplice, anche fate aiutare da mamma e papà che riuscite a farlo, ok? Niente, già è finita la puntata, Johnny, dobbiamo salutare i nostri amici. Cosa devono fare? Seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, il nostro canale ufficiale YouTube. Mettere tantissimi like, iscriversi al canale, guardare il video, condividerlo, farlo vedere all'amico, fare tutto. Farlo vedere alla mamma, farlo vedere al papà, alla zia, al nonno, insomma, al mondo. A tutti quanti. Un saluto da Johnny e Giada, ciao! Ciao. Thank you.